Eccoci al nostro video Tools of the Day. Allora, il sole è un po' accecante, cioè nel senso, in realtà non è proprio un sole forte, che è un po' velato, però comunque non mi consente di vedere completamente qui con gli occhiali. Ad ogni modo, per quanto riguarda oggi i pensieri del giorno, in realtà oggi, today, certo, oggi. Sì, today I would like to wish a very, 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 very happy 62 birthday to my for ex, my, il mio vecchio professore di storia e filosofia del liceo. Quindi tu, Massimo, Cappuccio, Massimo Cappuccio, sì, il mio insegnante appunto di storia e filosofia del liceo, una persona a cui devo molto, se sono anche quello che sono, anche grazie a lui. Sì, mi sono laureato in filosofia, sì, ho fatto il percorso in filosofia, culminato 2 anni fa appunto. La laurea magistrale il 19 febbraio 2020 lo devo certamente prima di tutto a lui. Dico subito che avessi conosciuto un altro professore, un'altra professoressa in quel periodo liceale, appunto di storia e filosofia, sono quasi sicuro, sono praticamente sicuro, anzi, che non avrei fatto filosofia. Non so, cioè, innanzitutto non so proprio se avessi fatto l'università e poi sicuramente non avrei fatto l'università in filosofia. Perché è lui che mi ha condotto a quella scelta, comunque che in quegli anni di liceo, insomma, 3 anni poi in realtà, perché qua storia e filosofia si fanno solo per 3 anni. Al liceo classico, sì, dicevo, se non fosse stato per lui, certamente non sarei aver fatto quello che avrei fatto dopo. E lui è stato una di quelle persone che mi ha cambiato, penso, proprio la. No, che ha cambiato la vita, perché la vita, come insegna stesso Nietzsche, diciamo. Uno dei più grandi filosofi, ovviamente, in fondo è sempre la stessa, però sì, cresciamo solo, ma in fondo è sempre la stessa. Però diciamo, lui è stato uno che ha inciso molto, ovviamente, è andato di fatto, diciamo, nella mia vita. Sì, tra l'altro, proprio 2 anni fa, quando, sì, questi tempi, anche se un po' prima, a metà febbraio, se non erro, portai anche, dedicai anche la tesi magistrale, la dedica è proprio a lui. La dedica finale, ma anche, cioè la dedica iniziale, ma anche in realtà poi la tesi nel triennio, la tesi triennale, la dedica insomma a lui, anche se la vera dedica la scrissi poi nella tesi magistrale. E infatti ricordo proprio che andai a portare a scuola le due tesi, e lui era molto emozionato, disse anche: non credo di meritare tutto questo, ma questo perché è sempre stata ed è sempre una persona molto umile. E io credo che l'umiltà, infatti, è una cartesia fondamentale, non bisogna perderla, bisogna appunto sempre mantenerla, perché l'umiltà può portare verso grandi risultati. Non so se anch'io ce l'ho, confesso questa grande umiltà, probabilmente agli occhi degli altri sì, non lo so, agli occhi degli altri no, perché il mio carattere è un po' ambiguo, viene spesso interpretato in duplice maniera, sia come una persona molto umile, sia allo stesso tempo come una persona molto superba. Mi sembra evidente, però io credo che chi mi conosce veramente sa che invece sono una persona molto umile. Comunque lui è stato un grande formatore per me, ricordo benissimo quando le volte in cui quando finiva, suonava la campanella, insomma spesso nei minuti finali, 10 minuti, un quarto d'ora, mi fermavo spesso a parlare con lui ed ero praticamente l'unico che faceva questo tipo di cosa perché ero curioso oltre la scuola rispetto a quello che lui aveva. Poteva offrire da dirmi, mentre gli altri erano molto più, anche più bravi di me come voti. Sì, io poi sono stato sufficiente, diciamo scarsamente sufficiente. A stento sono riuscito ad uscire con la sufficiente, anzi col minimo proprio 61 centesimi dal liceo. E però il liceo non dice nulla della persona, lo dice la cosa, i passaggi futuri. Infatti, è proprio così. Ma comunque, appunto, mentre gli altri, nonostante appunto mi dicevano più bravi di me. Però si fermavano al lato tecnico con lui, le cose di classe, insomma, le lezioni, eccetera. Io in qualche modo poi talvolta parlavo anche spesso fuori, appunto quando,
all'uscita della porta, un po' fuori da scuola, una decina di minuti, un quarto d'ora con lui, di cose che appunto uscivano poi anche al di fuori del contesto prettamente tecnico, delle materie, eccetera. Infatti spesso parlavamo anche di film, di, sì, di musica, insomma. Ricordo sempre un episodio di, perché lui tra l'altro è anche un grande appassionato di queste cose, essendo ovviamente un uomo di cultura totale, direi. Ricordo sempre quando mia madre, una volta andò a parlare, le disse appunto, ma come, qui si vuole discutere, si vuole bocciare un ragazzo che, diciamo, ascolta Shostakovich e poi guarda un certo tipo di cinema. In effetti, ovviamente lui è l'unico, fu l'unico, anzi scusate, fu perché un tempo comunque ormai passato, fu l'unico che in effetti si può dire mi capì, direi completamente, lì dentro forse solo gli insegnanti delle materie letterali, il professore anche di latino e greco, quello di italiano, letteratura italiana, insomma, però lui ovviamente più di tutti. E sì, appunto, bellissima quella cosa, disse a mia madre, appunto. E tanto è vero, io credo che lui fu uno di quelli, se non il principale, che si impose per farmi proseguire, perché già al penultimo anno del liceo volevano bocciarmi, ma insomma fu quello che si impose, credo, per farmi proseguire. E poi ovviamente ci riuscì in qualche modo a superare il liceo fino all'esame di maturità nel luglio 2014, quasi 8 anni fa. E però poi, appunto, l'università in filosofia in qualche modo è stata davvero bellissima. Se potessi ritornare indietro, rifarei quegli anni, anche se allo stesso tempo no, perché è stata anche molto difficile, confesso. E così come, vabbè, in realtà a livello per esempio di rapporti uno credeva e trovava l'America, ma in realtà è sempre stata un'illusione anche lì da questo punto di vista. In fondo persone uguali a quelle di prima, ma questo è un fatto oggettivo, cioè uno deve capire che in qualche modo le persone sono sempre uguali e non deve sperare nulla. Però quello che mi interessava aggiungere era l'aspetto tecnico, cioè quanto mi ha dato la filosofia da questo percorso. Veramente era qualcosa che, certo, io credo mi abbia salvato e mi continua a salvare la vita, insieme appunto alla musica, altre cose, una letteratura, eccetera, che sono le cose di cui mi nutro. Sì, lui certamente è stato molto contento, però un consiglio anche che prendo da lui è il fatto che io non farò la stessa cosa, non farò certamente il professore, ma perché, come anche mi ha consigliato lui, cioè no, come hanno consigliato lui, ma quei pochi allievi suoi che hanno fatto filosofia, poi dopo hanno fatto tutt'altro. Io già adesso, insomma, sto facendo tutt'altro, mi vedete, però poi in qualche modo mi piace, quindi sì, citare anche qualche frase sua cult, che ad esempio quella sui cani del paradiso, diceva distribuirò polli fritti nel paradiso dei cani. Grandissima verità. E poi spesso riprendeva un detto napoletano: chi ha paura non si cocca che femmina bella, cioè chi ha paura non va a dormire con le femmine belle, donne belle. Infatti è proprio così, a dire che bisogna anche molto rischiare nella vita. Infatti poi quando ebbi una breve storia a una ragazza, allora avevo 17 anni, lei 22, diciamo, e quindi una breve storia di qualche mese con questa ragazza molto più grande di me, comunque 5 anni, è molto più grande, cioè abbastanza più grande, un'altra persona. Cioè, l'età mia a quel momento avevo 17 e mi ricordo anche che gli raccontai di questa cosa. Un'altra anche bella la ragazza, ma poi purtroppo non era lo caratteriale, non era, diciamo, non si poteva proseguire. Comunque ricordo, veramente bellissima questa ragazza, comunque ricordo che lui disse wow, it niente, cioè nel senso, quando gli raccontai di questa, diciamo, relazione, disse it niente, nel senso che è incredibile che già a quell'età, insomma, avevo una relazione una donna molto più grande di me. E poi sì, vabbè, ci sono anche altre frasi storiche, tante che mi sfuggono al momento, ma lui è stato davvero un grande per me. Forse se riesco, se avete visto una foto immagine di copertina, è lui in un giorno di scuola di diversi anni fa, durante il compleanno di un mio amico, cioè di un mio conoscente, precisiamo, a quel tempo al liceo, tra conoscente e amico c'è bella differenza. Anzi, ci sarebbe tantissimo da dire, lui poi ci faceva vedere i film in un laboratorio, film sia a sfondo storico che filosofico. Questa è una di quelle cose sue che mi ha segnato, che se sono quello che sono è anche grazie a questa cosa, se ho interesse verso il cinema è anche grazie a questa cosa. Ci sono alcuni film che ci fece vedere davvero storici, come Match, perché considero storici proprio per la mia formazione, film come Match Point di Woody Allen, grandissimo capolavoro, tra l'altro ispirato a Delitto e Castigo di Dostoevskij, scrittore il cui lui era anche un grande appassionato.
Poi La seduzione del male, per quanto riguarda la storia, grande film con Daniel Day-Lewis, e poi ancora American Beauty, sempre per quanto riguarda la filosofia, con di Sam Mendes, con Kevin Spacey, anche altri grandi attori come Mena Suvari, e poi The Truman Show, sempre per la filosofia, grandissimo film filosofico, come sapete, con Jim Carrey, che invito assolutamente a vedere se qualora l'avete visto. E ancora Le relazioni pericolose, cioè, poi ci sono vari rifacimenti, ma noi qui vediamo quello dell'89 di Milos Forman, di, sì, con un grandissimo cast, John Malkovich, reputato da me uno dei più grandi attori viventi, ma anche la storia del cinema. La pensa allo stesso modo anche lui, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, un giovanissimo, anzi due giovanissimi, Uma Thurman e Keanu Reeves, e soprattutto anche una grandissima Glenn Close, cioè praticamente Michelle Pfeiffer, Glenn Close e John Malkovich sono i tre attori principali. Glenn Close anche, secondo me, una delle più grandi attrici in assoluto viventi, ma anche in assoluto tutta la storia del cinema. Veramente un grandissimo film sul libertinaggio, insomma, un bellissimo periodo, poi tra l'altro, secondo me. Forse io sono anche un po', ho lo spirito libertino, oltre forse ad essere anche un satico, probabilmente, ma questo non lo so veramente, veramente perché ci vorrebbe un'alterità, una relazione davvero con un'alterità, una relazione vera, un'alterità per sapere quanto davvero sia un satico o meno, ma questo sembra dire anche l'astronomia, la somma della mia carta natale, soprattutto del mio ascendente col mio segno. Un sa il sadico, il distruttore, ho letto talvolta qualche parte, ma Vergine, ascendente Scorpione, un carattere davvero impossibile quanto spesso ho letto. E comunque sì, ovviamente sarebbe un'infinita la cosa da dire, ma mi piace in sonore chiudere con un sonetto di Čech, spesso sonetto 66, molto caro a lui. Un sonetto tra l'altro anche come didascalia, descrizione, la mia immagine di copertina con il quadro, i cacciatori nella neve, il grandissimo Bruegel, Piotr Bruegel, tra l'altro protagonista in Solaris di Tarkovsky, così come altri quadri nel film. Film ovviamente invito sempre a vedere, che ritornerà dopodomani, in occasione di un'altra cosa di cui parlerò. Bellissimo quadro davvero, con un grandissimo significato. Comunque io l'appunto l'ho associato anche a questa foto, ma è una dedica anche a lui in quel caso, ed è una dedica che ho inserito, appunto, se non mi sbaglio, proprio l'ho inserito questo sonetto nella dedica della tesi magistrale, non ricordo, di andare a ricontrollare. Comunque, sì, quindi proseguo qui, dicevo, in onore del professore, of the professor, now reciterò il sonetto, appunto, 66 di Shakespeare del 1607. E quindi sì, io lo dico in italiano, ovviamente, lo reciterò in italiano, ma inserisco sottotitoli in inglese. Spero anche che qualcuno lo conosca già, perché è davvero bellissimo. Stanco di tutto questo, morte quieta imploro, se vedo il pregio onesto nato senza decoro, è felice anche indata l'insulsa nullità. La fede è più pura, subire slealtà. L'onore dorato agli infami spacciato, e la pura virtù trascinata a puttana, e ciò che è fatto bene subire la buriana, e la forza svilita una storpia potenza, e l'arte resa muta da chi tiene licenza, e la dotta follia mettere sotto il genio, e l'evidenza immota spacciata per idiota, e il bene incarcerato dal male suo capestro. Stanco di tutto questo, vorrei da questo andare, sì, morto, non dovessi il mio amore lasciare. Grandissimo sonetto, E come qui. quindi questo è appunto, in realtà poi mi correggo perché è la didascalia della mia immagine di profilo, no, di copertina su Facebook. Ed è appunto un omaggio anche a lui che mi ha fatto scoprire questo sonetto. E, diciamo, anch'io ho perfettamente condivido le parole di Shakespeare in questo caso, una critica a varie cose. E poi un'altra frase a lui molto cara, di Melville, del libro, grande libro, molto breve ma molto bello, pure lui mi ha fatto scoprire, Bartleby lo scrivano, Bartleby lo scrivener del 1853, 1853, of 1853, Great Book and the phrases I would prefer not to. Avrei preferenza di no, traduzione in italiano, insomma, e poi ricordo sempre che lui veniva con il libro
Spesso aveva tra le mani il libro di Ortega y Gasset, questo grande filosofo spagnolo, un saggio, anzi del 32, La ribellione delle masse, veramente molto bello, ma che però comunque non ho letto, conosco solo qualche citazione, prima o poi lo leggerò, ricordo molto bene quasi la memoria, la copertina di questo libro, perché la vedevo spesso quando lo portava, di un clown, se non sbaglio, comunque è la copertina praticamente storica di questo libro. Diciamo in sintesi la frase principale di questo libro, l'incipit, si potrebbe dire che, anche se non lo ricordo perfettamente a memoria, comunque c'è un fatto più importante, il fatto più importante del tempo presente è l'avvento delle masse al pieno potere sociale. Ma per chi non la ricorda perfettamente a memoria, ve la riporto magari in descrizione. Sì, Ortega che Gassette, che io ho studiato al mio percorso durante il mio percorso in filosofia, che pronuncia anche una frase molto bella. C'è una sua frase molto bella che fa così: io sono io nella mia circostanza, e se non salvo quest'ultima, non salvo nemmeno me stesso. E ora sembra che io in realtà non sia un vero filosofo perché parlo solo per citazioni, però in realtà le citazioni pure sono importanti perché sono comunque il frutto, la sintesi di un pensiero, di un autore, di un pensatore. In realtà non è che io conosco solo le citazioni, piuttosto è vero che non diciamo, leggo di filosofia praticamente da 2 anni, da quando ho iniziato questa attività col canale, mi manca anche, confesso, non leggo un libro dal fine agosto del 2020, proprio di filosofia, del grande filosofo Michel Foucault, grande filosofo francese. Comunque qui se parlo non la finisco più, vado in Oppure, Mureo, come un film che ho citato prima, all'altra stanza, che ci fece vedere lui, diciamo, a scuola, American Beauty, grandissimo capolavoro di Sam Mendes del 99, in cui c'è questa frase, appunto la cito perché il film ovviamente è appunto di un regista, ma me l'ha fatto scoprire lui, quindi la cito comunque. E la frase leggendaria del film: a volte c'è così tanta bellezza nel mondo che non riesco ad accettarla. E infatti è proprio così, io confesso, ogni giorno pensieri suicidi, penso costantemente al suicidio, anche quando si allontanano poi ritornano questi pensieri, però l'importante è che restano pensieri, perché ovviamente l'atto concreto non si realizza mai, perché se si realizzasse ovviamente sarei morto già, e però appunto penso sempre, spesso di morire, di suicidarmi, ma poi penso a questa frase. E penso anche al fatto che se in questo strano mondo, strano per citare un termine, una frase di Geoffrey Beaumont in Velluto Blu, Blue Velvet, uno strano mondo, infatti dice, non so se è la stessa traduzione anche in inglese, se in questo strano mondo esiste anche David Lynch, esistono anche persone come il mio vecchio professore, storia e filosofia del liceo, così come altre persone di questo spessore, se esistono e continuano a vivere, allora devo farlo anch'io. Ecco, il fatto che esistano queste persone è sempre un forte motivo per me che mi spinge a continuare a vivere, perché se esistono loro posso farlo anch'io, posso continuare a vivere anch'io, anche se, ripeto, il pensiero di morire e di suicidarmi non mi abbandona praticamente mai. A volte comunque penso a come sarebbe la sensazione di appunto salire all'ultimo piano di un palazzo, gesto più tipico, diciamo, e gettarsi nel vuoto, appunto, e la sensazione Dire del cosa vuoto. sarebbe questo vuoto. Non so se anche voi talvolta la provate. Spero di no, però è anche interessante da un lato. Sì, Sì. poi insomma penso di aver detto tutto. Pensavo anche al mio tributo, Angelo Badalamenti, alla seconda parte del tributo, quella non linciana, basata su pezzi da film non linciani. E stanotte ho caricato il pezzo Snappy Lipstick da film Holy Smoke. Dopo un primo che ho interpretato, sempre da questo film, che era Kiss All Around It, pubblicato 2 giorni fa. Comunque, vi invito a vedere se avete visto il preview, è perché appunto il preview del pezzo, ma al solito video completo in descrizione per chi è interessato. Dovrei proseguire domani con il secondo pezzo, cioè un secondo film, da cui interpretare appunto un pezzo, sempre appunto, si tratta sempre di un film non linciano, non so ancora quale, forse Una lunga domenica di passioni del 2004, Cabin Fever del 2002, potrebbe essere anche un altro film di quelli che ho interpretato, non sono ancora sicuro, vedremo. Ad ogni modo invito sempre a fare riferimento ai video scorsi che ho dedicato a Angelo Badalamenti, in particolare il video Tozzo per lui, in cui ho già parlato di tutte queste cose, il video Tozzo per il suo compleanno. Sì, credo di aver detto tutto, veramente il video è lunghissimo, spero che avete la pazienza
di vederlo tutto, avrete la pazienza di Giobbe, se lo vedete tutto fate veramente un miracolo, secondo me. Eh sì, come dicevo, sul resto non pensavo a nulla, se mi dovessi venire qualche altra cosa in mente, come sempre aggiungo in descrizione. Regret day again, a domani. And there again, happy 62 birthday, professore Massimo Cappuccio.